Seit einer Stunde versuche ich leider eine Verbindung. Внимание! Украина Борис! Тип Дмитрий Соня здесь! CQ, CQ, here is BK2 for them. Pero nunca le he oído tan grosso. Секу, 20 метров. Секу, секу. 9, 10, 10, сегодня погода. Аки, Аргентина, яма. Секу, секу, секу. Пазите, ИУ-2, СЕ, пазите, Загреб. Оуче, ИУ-2, КПО. Queste sono le nostre voci. Ogni giorno, ogni notte specialmente, ci diamo convegno nello spazio. Sono voci senza volto, senza corpo, lanciate in aria, trasformate in onda. Dove per i nostri sensi umani è silenzio, le nostre voci si incrociano e si collegano. Le nostre amicizie vengono dall'etere. Ci conosciamo solo attraverso la parola, attraverso i dati tecnici delle nostre stazioni che ci scambiamo vicendevolmente, aiutandoci con consigli e chiarimenti senza gelosia. Per diventare radioamatore bisogna sostenere un esame presso il Ministero delle Telecomunicazioni. Così mi sono preso la mia licenza e oggi posso trasmettere in tutto il mondo. Non c'è arte, professione o mestiere che non siano fra noi rappresentati. E ciascuno di noi, in qualsiasi paese o continente, è legato all'altro da un uguale entusiasmo che lo spinge nei momenti leader del suo lavoro a tenersi aggiornato su un nuovo schema costruttivo, su una nuova antenna più efficiente, sulle esperienze altrui, che nel nostro caso sono piccoli passi giornalieri in avanti verso il progresso della tecnica e della scienza. Non sono molti anni che faccio il radioamatore. La mia stazione non ha una grande potenza, ma in questo è il mio interesse, che con una piccola potenza appena 50 watt cerco di raggiungere maggiori distanze possibili. Vorrei farvi sentire qualcosa, vediamo un po'. Secu, secu, secu. Aquí está CE7AB que llama secu, secu. Canadá, Europa, 7 América Latina, llama en general. CE7AB ha llamado y con mucho gusto paso a revisar la frecuencia deseando una contestación de Italia. Muchas gracias. Adelante, por favor. Cambio. ¿Sentito? Questo è l'inizio di un collegamento e con il Cile esattamente. Ed era anche una donna. Ce ne sono poche di donne fra i radioamatori. Io mi sono dedicato alla telegrafia, costruendomi un tasto elettronico che mi permette una grande precisione. Vi batto i numeri 1 e 2 col tasto tradizionale. In pratica sono circa 40 anni che faccio il radioamatore. Sin da ragazzo, si può dire. E trovo ancora interessantissimo collegarmi con amici lontani centinaia di migliaia di chilometri. Ho una stazione potente. Girando l'antenna verso il punto cardinale del paese con cui voglio mettermi in contatto, sono riuscito a collegarmi con più di 280 paesi. Ma il mio non è solo uno sport. Molte volte ho captato una chiamata di soccorso, la richiesta del medicinale introvabile o di un consiglio medico. Poiché chi chiedeva aiuto e chi poteva portarlo non riuscivano a collegarsi, ho fatto da ponte radio per tutta la notte. Sì, quando c'è un terremoto, un'alluvione, un richiamo alla solidarietà, noi stiamo per ore ed ore agli apparecchi per collegare l'attenzione del mondo. Ma c'è anche chi si dedica veramente alla scienza. Molte migliorie delle telecomunicazioni ufficiali sono nate dai nostri tentativi e dalle nostre esperienze. Alcuni di noi oggi studiano le lunghezze d'onda come quelle della televisione, che si propagano per via rettilinea senza poter superare gli ostacoli e la curvatura della Terra. Ognuno di noi ha una sua tendenza, una personalità, una sfumatura di entusiasmo, un interesse del tutto particolare. Ma tutti siamo uniti in una grande famiglia. E questa per me è la cosa più bella, l'amicizia. Forse perché la nostra voce non ha volto, perché ci intendiamo con sigle, e il pensiero diviene astratto come il simbolo matematico, perdendo ogni scoria che la vicinanza fisica butta nei rapporti umani, la nostra amicizia è pura. Anche chi di noi è privo di mezzi e vive lontano dalla gente, nel chiuso della sua stanzetta, purché apra il suo trasmettitore, non ha più confini. La sua parola varca gli spazi e le nazioni, siano esse ad est o ad ovest.
dovunque un amico gli risponderà, dovunque un altro sarà uguale a lui. Ecco perché ogni sera io mi sento un cittadino del mondo. Studenti di alcune scuole italiane, via satellite amatoriale QO100, rivolgono ai ricercatori della base antartica tedesca Neumar domande sui cambiamenti climatici e circa la vita a bordo della stazione stessa.